sappiamo, via! Our words were cold. We had no excuse for how we sold. Head up on our weary minds. We were once born, but we have gone astray. Stepping out of your shadow. Per i bambini che ci ascoltano, è stata vinta con 1393 punti dalla squadra dei telecronisti. Bravi ragazzi, e bravi gli animatori. Il tono agli animatori. Siamo scappati ma ben volentieri. Volevo ringraziare tutti gli animatori che hanno partecipato, che ci hanno dato una mano a tenere a bada circa 200 bambini. Volevo dire che speriamo, anzi sicuramente questa sarà una delle tante manifestazioni che proveremo ad organizzare assieme con la Caritas Diocesana. Noi siamo ormai da 3 anni attenti e in collaborazione con la Caritas cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa per aiutare a Don Sandro e la Caritas a supportare i bambini per questo tipo di attività. E quindi, così come abbiamo fatto negli anni scorsi, vorrei a questo punto doverosamente innanzitutto chiedervi un applauso per la collega Samantha Salvia che ha organizzato tutto questo evento veramente con grande spirito di sacrificio, e quindi chiedo a Samantha di venire qua e di procedere alla donazione assieme a Don Sandro. Grazie. Benissimo. Informazione di servizio, Don Sandro mi ha detto tutti gli animatori qua per aiutare a sistemare e a pulire. No, sto scherzando. No, è vero, è vero, sì. Allora, quindi lo dice Don Sandro. Allora, prima di tutto un ringraziamento a Luigi, a Samantha e a tutto lo staff che in questi giorni abbiamo avuto modo di apprezzare nelle competenze, nella serietà, nella dedizione e soprattutto nel tempo e nell'amicizia che
che abbiamo dedicato un po' in questi giorni l'uno all'altro. E credo che, come ha detto Luigi, possa continuare anche così, possa aumentare soprattutto nell'intensità del rapporto. E un grazie anche a tutti gli animatori che in questi giorni così si sono praticati per 21 giorni per l'estate ragazzi. Vogliamo fare ancora di più, questo campo stesso vogliamo utilizzarlo al meglio. Ad agosto probabilmente faremo un torneo di calcio per gli adulti, non soltanto per i bambini, dove già ci sono, e tante altre iniziative che voi sapete già qui nella C10 sono in essere. Un grazie anche agli animatori per questa giornata e così un grazie a tutti voi che avete partecipato, soprattutto ai codipendenti, gli amici della Brose, con questa giornata splendida che anche il signor ci ha riversato. Ieri invece è stata una tempesta per 5 minuti, comunque oggi è andata benissimo. Non so se l'amministrazione vuol dire qualcosa, perché è bene anche che ringraziamo anche loro per questa loro generosità. Buonasera a tutti, io vorrei spendere due parole per quanto. Sì, sono Teresa Di Bucchio, sono l'assessore alla cultura, alle attività sportive, politiche, sociali e giovani di Rieri Mutre. Vorrei dire che oggi è proprio la dimostrazione che lo sport e la solidarietà sono un connubio perfetto, in quanto oggi la Caritas ha dimostrato che ha voluto portare l'esperienza e l'educazione quindi attraverso lo sport, ma anche un momento di aggregazione. In particolare oggi c'è stata la dimostrazione di un impegno sociale da parte delle aziende italiane che negli ultimi 5 anni è aumentato, come anche grazie al rapporto dell'osservatorio Socialus, che ci informa che negli ultimi anni l'80% delle aziende italiane con superiori 100 dipendenti manifestano la loro volontà proprio di dedicarsi alla responsabilità civile d'azienda. Dunque, un ringraziamento particolare va sicuramente alla Brose, a quelli che ha organizzato l'attività della settimana salve e al direttore dello stabilimento, proprio il signor Di Battista, proprio per aver dimostrato questa sensibilità e solidarietà verso un'attività appunto sociale. Ma un ringraziamento anche caloroso lo vorrei dimostrare verso Don Sandro e la rete di collaboratori della Caritas, che si prodigano ogni giorno, perché noi basta uscire di casa e vedere che tutti i collaboratori sono attivi ovunque nel quotidiano, li incontriamo nei parchi, ovunque, raccolta di indumenti, banchi alimentari, dopo scuola, insomma, diverse attività. Quindi più che un ringraziamento, la mia è un'ammirazione verso tutti i volontari che svolgono questa attività, insomma, indispensabile per la nostra comunità. Naturalmente Teresa, in qualità di assessore, è preposta al ramo delle politiche sociali, giovanili, cultura, sarà il punto di riferimento di questa neonata amministrazione comunale insediatasi praticamente la scorsa settimana. Però è un cammino il nostro, io sono insomma il vice sindaco attuale, nonché già assessore già presidente nella scorsa consigliatura, assessore comunale anche prima, e porgo il saluto reverenziale, oltre che affettuoso e caloroso, dichiarando la disponibilità e la interazione che c'è sempre stata anche negli anni scorsi, funzionale alla pubblica utilità. Porto il saluto, dicevo, dell'intera amministrazione comunale, vedo anche presente l'assessore Nardozza tra di voi, e del sindaco, l'ingegnere Luigi Di Toro. Persone tutte sensibili evidentemente a far sì che la integrazione e soprattutto la sana aggregazione, qual è stato lo spirito di questa lodevole iniziativa Vita da Campioni, sicuramente è di buon auspicio affinché i nostri figli vivano nella serenità il sano divertimento, quindi il gioco, l'aggregazione, l'avere il sostegno continuo delle famiglie, l'avere
punti di riferimento sano qual è la parrocchia, quindi grazie alla diocesi Santissimo Sacramento e al parroco Don Sandro Cerone, col quale, come dicevo già in passato, con il vescovo Monsignor Todisco abbiamo sempre interagito affinché Rionero avesse un punto di riferimento, e la Caritas, perché è lì che i soggetti ed i bisogni, ecco, insistono. Tanti sono i bisogni oggi che ci sono. Noi abbiamo il dovere di ascoltare, di agire in silenzio, come diceva San Paolo, la carità è silenziosa. Quindi grazie per l'opera che svolgi. E grazie naturalmente alla Grose Automotive, quindi a questa azienda che ha mostrato sensibilità, generosità e soprattutto grande capacità e lungimiranza. Grazie va al direttore, a chi ha organizzato, quindi a Samantha Salvia, per la gioia e il tuo sorriso già è oltre misura esplicativo, insomma, sicuramente fare cose ancora più belle, ce ne aspettiamo tante, disponi sempre di noi, eh? E poi naturalmente al direttore dello stabilimento, l'ingegnere Luigi Di Battista, eccolo, non ti vedevo, che sicuramente sei un grande punto di riferimento per tutti noi, sociale, istituzionale, ma direi anche familiare, perché alla fine poi la sensibilità è questa. Voglio concludere richiamando quello che è il vostro acronimo, il FIRST, insomma, quindi famiglia, innovazione, rispetto. Poi abbiamo ancora successo e team, parole bellissime, parole chiave che abbiamo il dovere tutti quanti di mettere in pratica all'interno delle nostre famiglie, nel sociale, nella nostra attività quotidiana lavorativa e perché no, nelle nostre istituzioni. Saluto anche l'assessore Tucciariello che vedo lì. Ecco, la giunta comunale di Rionero ha scelto questo stile. La condivisione, la comunione, ci muoviamo insieme, perché insieme siamo una forza, da soli siamo un'isola e noi vogliamo esserci nel silenzio ma nella funzionalità della interazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo slogan è Vita da Campioni perché si parlava delle beatitudini, delle 8 beatitudini, anche perché c'era il numero 8 e così via, e partendo dalla vita dei santi e dalle discipline si è parlato delle beatitudini e i ragazzi hanno imparato sostanzialmente un po' questo giocando, quindi credo che sia anche un messaggio per tutti noi adulti che a partire dalle beatitudini e quindi dal bene e dallo stare bene insieme, dalla gioia, si possono costruire cose molto importanti.